Benvenuti a tutti, in questo nuovo video vi mostrerò questo apparecchio che non è altro che un trasmettitore FM che permette di collegare ad autoradio che non hanno Bluetooth di serie un apparecchio Bluetooth, di farci sentire della musica da un lettore micro SD se l'autoradio non lo supporta. Funzionamento è abbastanza semplice, si va a mettere nell'accendisigari il prodotto, si fa il pairing Bluetooth col telefonino e poi si cerca la stazione libera per poter ascoltare la nostra musica, le nostre chiamate o la nostra musica sulla micro SD. La qualità audio io ne avevo provato in passato di qualità più bassa, sembra abbastanza scadente. Andiamo a vedere questo qui come si comporta nella tipo, anche che ho l'autoradio Android, funziona lo stesso, lo andiamo a provare. Andiamo a provare il nostro trasmettitore di segnale con la nostra macchina. Purtroppo non ho modo di farvelo provare con la micro SD in quanto non ne ho col musica sopra. Andiamo ad aprirlo. Ecco qua. Apriamolo. Ce ne sono poi vari tipi in commercio, da quello con qualità più alta a quello meno, ovviamente. Dipende tutto da cosa si cerca, insomma. Questo sembra di qualità. Adesso andiamo a vedere. Allora, dentro abbiamo la nostra tesserina per la garanzia di 18 mesi, le istruzioni e il nostro trasmettitore. Allora, vediamo qui il tasto per dividere musica e chiamate, qui c'è il display con la nostra frequenza, qui abbiamo il carica batterie 3.0, quello veloce, qua la chiavetta della musica, di qua troviamo i comandi per il menu e cambiare canzone, qui per la micro SD e per cambiare la luce. Andiamo ad attaccarlo, lo attacco con il display che si vede sopra. Qua ci indica il segnale che adesso è in Bluetooth e qui ci indica la frequenza che è 106,60. Ok, così perdo un po' di qualità ma almeno lo vedete. Adesso ho preso l'USB, possiamo andare a cambiare la luce come vogliamo. Vedete, abbiamo le varie luci e possiamo andare a cambiare anche la frequenza. Allora, così aumentiamo e abbassiamo il volume, andiamo nel menu, vedete Bluetooth, qua possiamo scegliere se USB Bluetooth, qua per rispondere e mettere la musica. La nostra frequenza, se noi vogliamo cambiarla, basta girare e tenere premuto a lungo questo tasto. Vedete che lampeggia, adesso ve lo giro così lo vedete meglio. Allora, dovevo schiacciarlo. Ok, qui possiamo andare a cambiarla cercandone una libera, che potrebbe essere, proviamo, 87,7. Ok, adesso ho messo Bluetooth, posso modificare, mettergli USB. Ok, andiamo a accendere la nostra radio, lui adesso ci legge l'USB sull'87,7, vedete sta leggendo le canzoni, qui possiamo regolare il volume, andiamo a accendere la nostra autoradio. Andiamo a impostare sulla nostra radio 87,70. Allora, vedete che adesso è collegato, secondo me avete visto, si è collegato a 87,70, quindi prende anche bene. Vedete, qua siamo sull'USB, abbiamo messo a fuoco, ok. Quindi vedete, funziona la nostra radio. E adesso andiamo a fare il pairing dell'accendisigari col Bluetooth per provare a fare una chiamata. Allora, andiamo a cercare col Bluetooth il nostro sistema. Scusate, basta, sennò mi censurano per copyright. Eccolo qui, NX09. Ok, siamo collegati. Adesso proviamo a fare una chiamata dal nostro telefonino. Vediamo. Mi sembra di qualità molto buona rispetto al passato. Vedete, è uscito scritto Cal, che stiamo chiamando. Vedete, adesso l'altra radio è collegata. Vedete, adesso ha risposto qualcuno. Ok, e quindi l'autoradio funziona grazie a questa accendisigari col Bluetooth.
Confermi? Ok, Confermo. grazie, arrivederla. Ciao, ciao. 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 Come vedete la qualità è molto buona sia dell'audio trasmesso della radio. Scusate, spengo la radio. L'audio è trasmesso veramente bene, quelle che ho provato io erano molto scadenti, questa qua la consiglio, è veramente ottimo come prodotto. Questo è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se avete domande scrivetemele e lascio il link del prodotto in descrizione.